Dovrebbe partire. Vediamo. Il baule di sogni è in diretta. Ok, buonasera a tutti e benvenuto al nuovo webinar. La nostra presidentessa parlerà e ci saluterà ed è Sara Spina. Sì, buonasera a tutti. Ben ritrovati. Io sono sempre più felice perché siamo sempre in tanti e non c'è due senza tre. Per cui questa sera io vi do il benvenuto e questa sera con noi c'è Giochiamo in casa con la dottoressa Frizzini e Emanuela Feliziani e parleremo di musicoterapia. E quindi buon ascolto e poi ci risalutiamo alla fine. Benissimo, grazie Grazie a Sara. tutti. Molto, molto velocemente, come sempre, due info tecniche. Siamo sempre in due posti contemporaneamente, ovvero saremo qui su Zoom per chi ci sta seguendo, per chi sta venendo all'interno della room che sta arrivando, e contemporaneamente siamo live su Facebook. Quindi salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo direttamente su Facebook. Ci sarà un piccolo intervento. Adesso Antonella Baldinelli e dottoressa Cuore ci presenterà Manuela, poi Manuela parlerà per circa una mezz'ora, dopodiché passeremo alle domande. Le domande possono essere fatte direttamente qui sulla piattaforma Zoom o le leggiamo su Facebook. Quindi scrivete da entrambe le parti, poi le riporteremo, oppure se volete intervistare direttamente la nostra dottoressa Frizzina, vi lasceremo la parola per coloro che sono su Zoom. Grazie mille, lascio la parola ad Antonella. Dottoressa Cuore. Ciao a tutti, buonasera. A me spetta sempre la parte quella di dover presentare il nostro docente. Che dire di Manuela? Allora, di Manuela ci ho pensato oggi pomeriggio cosa dire. Secondo me, il mio pensiero personale è che Manuela, la nostra dottoressa Frizzina, è una delle anime più nobili che abbiamo all'interno della nostra associazione. Ci sono diverse cose da dire di Manuela, come persona, come musicoterapeuta e come un dottore. Probabilmente quelle su come persona sono quelle che ci vengono da dire di più, però per dire come Emanuela è arrivata a questo suo percorso, lei non è solo un clown dottore, quindi professionalmente riconosciuto all'interno della nostra associazione, ma ha studiato pianoforte. E quindi è diploma al Conservatorio di Pianoforte e devo dire che forse Manuela ha fatto, non è vero, mi dice di no, però secondo me era brava e quindi ho detto che si era presa il diploma di Conservatorio perché io nella sua scheda c'è scritto Conservatorio Pianoforte, quindi ho pensato che forse era anche questo e quindi ha fatto di quella che era una passione personale uno strumento di lavoro, quindi credo che questo di Manuela lo possa dire. Infatti si è diplomata in musicoterapia presso la scuola triennale SIAM alla sezione di Macerata. Quindi queste sono le informazioni tecniche su Manuela, la sua simpatia e professionalità la potremo direttamente ascoltare adesso direttamente via web. Vai Manu, grazie. Grazie cuore, non so se mi sentite. Sì, un attimo, eccoci qua, Manu, eccola qui e via. Tutto Ok, posso prendere possesso dello schermo? tuo. Ok, allora innanzitutto grazie per l'invito, grazie di cuore per le bellissime parole perché sei sempre gentilissima, sei di Ma parte. perché sono detto con il È cuore? vero, è vero, è vero. Sono, se io lo posso dire. Non sono diplomata al conservatorio, ho scritto conservatorio perché spesso mi viene chiesto, ma tu sai suonare uno strumento? Ho studiato, ho fatto diversi esami al conservatorio, ma non l'ho finito per un esame perché per problemi di salute ho finito prima, quindi vabbè, ho chiuso il cerchio però con il corso di musicoterapia, dai, vediamola così. Poi le Allora, leggiamo su Facebook, quindi scrivete da entrambe le parti, poi posso... Allora, io continuo Fabio, ti sento. sì, vai tranquilla. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi, volevo ringraziare Fabio, Cuore, Sara e tutto il baule per questa opportunità, per questo invito, soprattutto perché mi avete inserito in questo contesto tra dottor Dionigi, dottoressa Rodriguez, Frangini, quindi persone meravigliose che fanno grandi cose. Io in realtà entro in punta di piedi con questo intervento, no? Perché sono diplomata da poco, come ha detto Cuore, in musicoterapia, ma
ci tenevo a fare questo incontro perché con Fabio abbiamo parlato spesso di musicoterapia, soprattutto in rapporto con il mondo clownesco. Abbiamo capito insieme che comunque ci ho riflettuto spesso in realtà durante questi 3 anni di corso, riguardando indietro anche la mia storia di clown dottore, al fatto che spesso e volentieri i clown e anche altre persone magari che sono al di fuori di questi due mondi utilizzano il termine musicoterapia in maniera secondo me errata, involontariamente, ma probabilmente perché non conoscono questo mondo, non conoscono insomma il contesto. In realtà vi faccio un esempio. Un clown, porterò spesso degli esempi clowneschi, del mondo clownesco, perché siamo appunto in questo, su questo canale. Un clown che vuole fare attività, per esempio, con i nonnini in una casa di riposo, no? Spesso e volentieri mi è capitato, mi è successo anche personalmente molti anni fa, di fare attività, non so, per esempio, di prendere, decidere di prendere degli oggetti, farli suonare, così da creare, no, un po' di movimento, un momento di benessere con i nonnini. Questo è giusto, può andar bene, ma non possiamo chiamarla seduta musicoterapica. Ecco, qui sta il primo problema, diciamo. Questo l'ho capito perché un laboratorio che si basa sull'esperienza musicale, del musicale, quindi dell'utilizzo anche della musica, può essere fatto da un clown. Spesso i clown utilizzano la musica. Pensiamo, per esempio, all'armonica che viene suonata, no, in contesti pediatrici, suonata ovviamente improvvisata. E in realtà un laboratorio fatto di musica può servire per creare e apportare un momento di benessere, un momento sicuramente positivo. Perché? Perché porta a una condivisione tra i nonnini. Quindi vedremo i nonnini magari sorridere, divertirsi per questo gioco che si sta facendo in realtà, no? E utilizzando magari anche il concetto di musica, ma non stiamo facendo musicoterapia, badate bene, spero che fra mezz'ora sarete d'accordo con me. In musicoterapia, un musicoterapista, c'è bisogno innanzitutto di un musicoterapista qualificato, quindi ad esempio bisognerà fare un corso come quello che ho fatto io in una scuola triennale della SIEM, in questo caso, un corso di 3 anni con 950 ore di lezioni suddivise per 4 aree tematiche, quindi medicina, psicopedagogia, musica e ovviamente musicoterapia. Quindi in realtà lo studio è ben complesso e articolato, più altre ore, 250 ore di pratica. Questo vuol dire che il musicoterapista qualificato cosa fa? Va a creare un progetto ad hoc per quella situazione, per i nonnini in questione di cui stavamo parlando, e crea proprio in un setting, magari, anzi ovviamente in un setting, va a creare un progetto che non sarà della durata di un pomeriggio, 2 ore, come quello che può accadere con un laboratorio musicale, ma durerà sostanzialmente per giorni, per settimane, scusate, non giorni ma settimane, e da lì diversi mesi. Quindi questo progetto sarà finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi. Quindi come vedete in realtà in musicoterapia c'è una forte strutturazione. Il musicoterapista utilizzerà delle tecniche che possono essere attive, passive, ve le vedremo poi, e soprattutto potrà basarsi magari su dei modelli. Quindi lo studio che c'è alle spalle è molto più articolato, no? Quindi questo è un primo concetto che ci tenevo insomma a dire, soprattutto ai clown che sono all'ascolto. Se ci pensate bene, la musica ha un forte potere terapeutico. Da sempre questo concetto appartiene all'uomo. Immaginiamo che, ricordiamo anzi, che la musica è sempre stata messa in correlazione con la medicina da secoli e secoli. Pensiamo semplicemente allo sciamano, magari secoli fa si immaginava che una malattia fosse dovuta a degli spiriti maligni che arrivavano
e si impossessavano del corpo del malato, e arrivava lo sciamano che con una musica, magari con un tamburo, con dei riti, insomma, basati su appunto un musicale o delle danze, cercavano di scacciare questi spiriti maligni. Ovviamente oggi non è più così, fortunatamente. Possiamo dire già dai fine 800, primi 900, che la musicoterapia ad oggi, moderna, non si basa più su questi rituali, ma si basa più su concetti scientifici, no? Quindi cominciamo subito con la prima definizione di musicoterapia. Prendo subito possesso dello schermo. Vedete bene voi? Ok. Sì. Ok. Tutto a posto. Perfetto. Allora, abbiamo... Questa è la prima definizione che vi vorrei mostrare. È la definizione della World Federation Music Therapy. Molto importante perché raggruppa un po' tutto quello che c'è nel mondo della musicoterapia. Ne leggerò tutta, però la leggiamo a pezzi, così comprendiamo meglio le parole. Allora, la musicoterapia è l'uso della musica e o dei suoi elementi musicali, suono, ritmo, melodia, armonia, da parte di un musicoterapeuta qualificato con un paziente o un gruppo di persone in un processo volto a facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilitazione, l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare i bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi. Bene, ci fermiamo qui. Ma già dalla prima riga abbiamo una parola molto importante, che è l'uso della musica. Per quale motivo si utilizza la musica? La musica, se ci pensate bene, si basa su una comunicazione non verbale. Quindi rispetto a una psicoterapia che può essere fatta, magari immaginiamo un adolescente, no? L'adolescente può ovviamente lavorare con uno psicologo, facendo una psicoterapia, eccetera. Spesso e volentieri però può accadere, portiamo un esempio, può accadere che l'adolescente abbia difficoltà a esprimersi a parole perché magari non riesce a tirar fuori le sue emozioni. In questo caso può venirci in aiuto la musicoterapia, perché si basa proprio su una comunicazione non verbale, quindi utilizza proprio la musica come canale per veicolare magari le emozioni, no? Come ha detto la dottoressa Rodriguez una settimana fa, la comunicazione non verbale è quella quella che agisce meglio, no? Più diretta, quindi al 90% la nostra comunicazione è non verbale. Guardate me che mando avanti e indietro le mani, che mi muovo in continuazione, gesticolo tantissimo, magari vi arriva di più questo mio gesticolare che non le parole che sto dicendo, no? Quindi la musica e la musicoterapia utilizza proprio la musica per questo motivo, per questa comunicazione non verbale che è fondamentale. Quindi può utilizzare ovviamente i suoi elementi, suono, ritmo, melodia, armonia, da parte di un musicoterapeuta qualificato. È quello che vi dicevo prima. L'importante è avere un musicoterapista qualificato che ha studiato comunque delle tecniche, che si basa magari su dei modelli e che può lavorare prendendo insomma coscienza di quello che sta facendo. Quindi non basta, ecco, quando mi viene detto, quindi basta saper suonare uno strumento per fare musicoterapia. No, da qui potete rispondervi anche da soli, non basta saper suonare uno strumento, a mio avviso no. Ma non soltanto a mio avviso, è proprio la base della musicoterapia. Con un paziente o un gruppo di persone, quindi si lavora sempre o con un paziente soltanto, quindi individualmente, o con un gruppo di persone, in un processo, parola altrettanto importante, perché ci fa comprendere quanto il lavoro della musicoterapia sia comunque un lavoro che non si realizza in un giorno, no? Ma culmine, no? Si svolge nell'arco di parecchio tempo, di parecchie settimane, perché ha la necessità di raggiungere degli obiettivi.
e questi obiettivi non si raggiungono ovviamente in un giorno, ma si raggiungono in diverse settimane. Ovviamente il musicoterapista, lo anticipo, effettuerà una presa in carico, un'osservazione della situazione, insomma, del paziente, e poi andrà a redigere, insomma, il progetto e a sviluppare, attraverso l'utilizzo di varie tecniche, il lavoro per il raggiungimento di alcuni obiettivi. Quindi si cerca di promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento e così via. Un esempio, vogliamo promuovere la comunicazione. Immaginiamo una famiglia che ha un figlio autistico, quindi ha una forte problematica a livello di comunicazione. A quel punto la musicoterapia può venirci incontro e aiutarci a sciogliere quei nodi comunicativi per far sì che, insomma, i genitori di questo bambino possano trovare un canale comunicativo con lui, no? Lo stesso per quanto riguarda le relazioni. Immaginate il rapporto di un adolescente con un genitore, un rapporto conflittuale, o la relazione tra una mamma, una neomamma e il bambino appena nato, per esempio. E altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare questi bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi. Quindi la musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e o residue dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione intrapersonale e conseguentemente possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo preventivo, riabilitativo e terapeutico. Allora, riprendiamo queste due parole molto importanti, le funzioni potenziali e le funzioni residue. Il musicoterapista cosa fa? Va a lavorare proprio sulle funzioni che, mettiamo un bambino con problematiche, magari con dei ritardi, lievi ritardi mentali, va a lavorare proprio su quello che il bambino già sa fare, quindi sulle sue funzioni, ciò che sa fare, lavora su quello e cerca di potenziare quello. Quindi il lavoro è appunto di potenziamento. Quando si tratta di funzioni residue, per esempio, immaginiamo una persona che ha avuto un ictus, un'emorragia cerebrale e esce dal tratto in coma, poi esce dal coma, è in una situazione vigile e magari non riesce più a muovere la parte destra del corpo. Quindi la musicoterapia può aiutare a riprendere un po' le funzioni, perché prima magari di questo ictus riusciva a muovere la mano. In questo modo sicuramente la musicoterapia può esserci d'aiuto, in modo tale da realizzare questa integrazione intrapersonale per migliorare la qualità della vita. Ok, andiamo avanti. Questa è una definizione, una seconda definizione che ho inserito, ma le definizioni ce ne sarebbero anche diverse in realtà. Questa è di Benenson, dice appunto che la musicoterapia è una tecnica psicoterapica che produce un vincolo, una relazione tra terapeuta e paziente o gruppo, utilizzando il corpo, lo strumento, la musica e il suono, finalizzata alla riabilitazione, al recupero, al miglioramento della qualità della vita. In realtà, quindi, molto importante è sempre questo miglioramento della qualità della vita. La musicoterapia, se ci pensiamo bene, può servire anche per produrre un cambiamento, quindi, no? Se vogliamo migliorare la qualità della vita di qualcuno, dobbiamo cercare di lavorare su un cambiamento che vorremmo apportare. Uno degli obiettivi che possiamo ricercare, che dobbiamo soprattutto ricercare in musicoterapia, è quello di riuscire ad armonizzare un po' tutte le funzioni del paziente, che ha appunto il paziente, del paziente, cercando di integrarle tutte. Una frase che ci è stata detta al corso, e credo che possa essere interessante: la musicoterapia è come una bilancia. Se prevale la musica è animazione, se prevale la terapia diventa psicoterapia. Credo che questa frase sia molto utile un po' per comprendere proprio che cos'è la musicoterapia. Allora, questi sono gli elementi musicali di cui non parleremo stasera, li ho inseriti ma non ne vorrei parlare. Passiamo direttamente agli elementi che caratterizzano la musicoterapia. Questi sono gli elementi, a mio avviso, più importanti. Sicuramente ce ne saranno altri, ma questi credo che siano un po' alla base della musicoterapia. La relazione tra musicoterapista e paziente,
Quindi relazione fondamentale. Ah, per i clown sicuramente alcuni termini, alcuni concetti vi sembreranno comunque di averli già sentiti. Alla fine di tutte le slide ne avremo una in cui ricapitolerò alcune di queste parole che secondo me possono essere in comune tra clown terapia e musicoterapia, ma badate bene, non significa che le parole abbiano lo stesso significato per entrambi. Quindi mentre studiavo musicoterapia e sentivo magari un termine in particolare, pensavo, ah, questo l'ho riscontrato anche durante i miei studi di clown terapia. Però si basa su concetti differenti magari, no? E li vedremo insieme dopo. Come ad esempio una relazione tra musicoterapista e paziente. Il musicoterapista, innanzitutto la relazione tra questi due soggetti è fondamentale e credo si basi prima di tutto sul concetto di ascolto. Il musicoterapista cosa fa? In prima battuta deve ascoltare, mettersi in ascolto, quindi stare in silenzio, mettersi in ascolto, accogliere quello che il paziente gli sta dicendo, non a parole ma in musica, magari suonando, riarmonizza quello che appunto gli è arrivato e lo restituisce. Una cosa di cui non ho detto prima è che sicuramente magari qualcuno vi starà chiedendo, perché mi è successo, in pratica sappiamo che, anzi non so se lo sapete, i pazienti non devono saper suonare uno strumento, non c'è bisogno, quindi tutto quello che viene fatto improvvisando. E poi vedremo anche che cos'è l'improvvisazione. L'improvvisazione non è un'improvvisazione musicale, prettamente musicale, come può essere il jazz. Quando suoniamo in un'orchestra jazz, suoniamo insieme per il pubblico, per creare qualcosa di bello, no? L'improvvisazione in ambito musicoterapico è un'improvvisazione invece clinica, quindi non ha come obiettivo il bello. Cerca in pratica di creare questa relazione tra due soggetti utilizzando però concetti molto semplici, quindi si può improvvisare magari basandosi soltanto sull'uso di due note oppure su una semplicissima melodia. Quindi vedremo poi che l'improvvisazione soprattutto verrà utilizzata in una musicoterapia attiva. Spero di essere chiara. Allora, stavamo dicendo relazione tra musicoterapista e paziente. Passiamo poi all'uso del verbale o non verbale. Questo vediamo che anche qui tocchiamo un tasto molto caro alla musicoterapia, perché ovviamente se ci troviamo di fronte a una musicoterapia attiva, quindi dove si va appunto ad improvvisare, avremo bisogno di un uso del non verbale, quindi non parleremo, ma ci baseremo proprio su questa improvvisazione, su questo scambio che c'è tra il musicoterapista e il paziente. Quando c'è, ci sono dei casi in cui è bene utilizzare il verbale, come ad esempio nella musicoterapia recettiva, dove c'è prima di tutto un ascolto da parte del paziente, un ascolto somministrato, un brano somministrato, passatemi il termine, dal musicoterapista, e dopo questo ascolto viene chiesto al paziente cosa è arrivato, se c'è stata un'immagine che è scaturita dopo questo ascolto o durante l'ascolto, quale emozione, no, è venuta fuori ascoltando questo brano. Quindi c'è bisogno ovviamente di un uso del verbale e è importante che il paziente possa rielaborare, possa verbalizzare insomma quello che ha sentito, quello che ha vissuto in quel momento, in quel frangente. Quindi questo vuol dire che una musicoterapia recettiva non può essere fatta per esempio nei casi di Alzheimer. Ok, contatto visivo e sguardo, molto importante, perché ovviamente dobbiamo, il musicoterapista oltre all'ascolto deve ovviamente aprire ogni canale sensoriale, quindi ascoltare, osservare, ma se ci pensiamo bene un po' è quello che fa anche il clown dottore. Il clown dottore quando bussa alla porta, questo mi è stato insegnato da Fabio, quando bussa alla porta di una stanza del Salesi, apre, si mette prima di tutto in ascolto, quindi non deve pensare
fuori dalla stanza, ok, allora oggi ho visto quel gioco, entro e faccio quel gioco e sicuramente sarà divertente. In questo modo non sarà utile a nessuno. Quindi sarà necessario per il clown dottore, in questo caso, apro questa piccola parentesi, entrare, mettersi in ascolto, quindi con l'apparato uditivo, con lo sguardo, ma soprattutto con un ascolto più profondo, con un ascolto empatico. Quindi se troverà un bambino sul letto, magari annoiato o triste, la mamma che guarda magari fuori dalla finestra, magari dovrà cercare di comprendere un po' il clima e la situazione e fare un'attività di un certo tipo anziché un'altra. Quindi credo che l'ascolto e lo sguardo sia importante. Nel caso della musicoterapia, torniamo qui, il contatto visivo è molto importante, e badate bene però che allo stesso modo è importante non essere troppo invadenti, no? Quindi non fissare troppo il paziente perché magari potremmo metterlo in soggezione. Direttività, non direttività, quindi il musicoterapista può essere direttivo come non direttivo, quindi magari inserire degli strumenti anziché altri, oppure lasciare libero il paziente, consegne, produzioni libere, dare una consegna, magari cominciare a suonare magari tre note e aspettare che il paziente rifaccia quelle tre note o cose del genere, quindi dare proprio delle consegne, questo è un piccolo esempio, o altrimenti lasciare libero il paziente di produrre, quindi fare delle improvvisazioni. Facilitazione, la valorizzazione delle potenzialità, delle capacità, quindi andiamo a potenziare quello che già sa fare il paziente. Il setting, questa parola in musicoterapia è molto utilizzata. Non c'è questo termine, mi sembra, in clownterapia. In musicoterapia invece è molto importante. Il musicoterapista lavora proprio in un setting, ve l'ho nominato prima e ve lo faccio anche vedere. Questa è una parte del setting che abbiamo... Eccolo, questo è tutto il GOS, il gruppo operativo strumentale, quindi l'insieme degli strumenti che magari abbiamo utilizzato in una seduta musicoterapica. Abbiamo l'ukulele, l'immancabile ukulele, il chitarrino, i glockenspiel, l'ocean drum e ovviamente questi non sono fissi, dipende, gli strumenti che si andranno a utilizzare dipendono ovviamente dal paziente, dai pazienti con cui andremo a lavorare. Il setting in realtà deve essere un luogo comunque contenuto, un luogo che possa accogliere il paziente. Quindi solitamente se siamo in una seduta individuale e il paziente entra in una stanza con pareti, non come questa, con libri, non con pareti colorate, ma libera da tutto, con un armadio in cui metteremo gli strumenti, pianoforte, batteria possiamo avere nella stanza e soprattutto insonorizzata, molto importante. Strumenti musicali, utilizzeremo strumenti musicali, body percussion, quindi l'utilizzo del corpo per interagire e per magari improvvisare con il paziente e il songwriting, cioè il songwriting è una tecnica che serve per scrivere, diciamo così, detto in parole povere, come se fosse una sorta di scrittura di una canzone. In realtà è importante, immaginiamo con gli adolescenti che, come vi dicevo prima, a volte fanno difficoltà a tirare fuori le loro emozioni, cioè quello che sentono e quello che stanno vivendo in quel momento, chiedendo invece loro di trovare un argomento, trovare delle piccole frasi, e metterle insieme e metterci poi una melodia, può aiutare il paziente, l'adolescente, a tirar fuori quello che magari sente, la rabbia che repressa, che ha dentro, magari per problemi familiari e così via. Le sedute possono essere sedute individuali o di gruppo. E infine, come vi ho detto prima, infine la sintonizzazione, che è fondamentale. La sintonizzazione è importante in musicoterapia perché essa è una tecnica che ci permette di raggiungere l'armonizzazione di cui parlavamo prima. Quindi è una capacità di interazione con il paziente e si crea questo ponte affettivo, una sorta di a livello affettivo, un ponte a livello affettivo tra il musicoterapista e il paziente. Quindi immaginiamo, si riprende molto per questa teoria della sintonizzazione affettiva definita appunto da Daniel Stern.
Stern parla proprio di sintonizzazione affettiva ricordando cosa accade tra mamma e bambino. È successo a tutti. Immaginiamo una mamma con un bambino appena nato, il bambino ovviamente comincerà già dai primi mesi con la lallazione, facendo dei piccoli gesti, dei sorrisetti, eccetera. La mamma ovviamente prenderà questi versetti che il bambino fa, questi gesti, e li farà propri e poi li rimanderà. Quindi non è un'imitazione, ma non lo fa imitando, ma li prende e poi li rifà variandoli, quindi magari aggiungendo qualcosa di molto semplice. Questo permette al bambino di capire che c'è qualcosa al di fuori di lui, quindi che non è solo lui, ma questo qualcosa sta interagendo con lui, quindi lui è ascoltato. E da qui si gettano un po' le basi dell'empatia, diciamo. Dunque, andiamo avanti, questo l'abbiamo visto. Gli ambiti musicoterapici sono sostanzialmente tre: l'ambito preventivo, terapeutico e riabilitativo. Questi tre ambiti, ne stavamo parlando pochi giorni fa con Cuore, sono ambiti importanti perché ci danno un po' il senso del lavoro che, non il senso, però dove va a lavorare il musicoterapista. Nel caso del preventivo, si va a lavorare dove c'è bisogno di diminuire, diciamo così, l'insorgenza di eventuali problematiche. Quindi, ad esempio, non so, siamo nel caso del lavoro con adolescenti, riprendo sempre questo esempio, di adolescenti per prevenire l'utilizzo, l'uso di sostanze stupefacenti, oppure, non so, preventivamente si lavora con i genitori o si lavora con gli insegnanti. A livello terapeutico e riabilitativo invece il discorso è leggermente diverso, perché nel riabilitativo è come se fosse una forma di cura dal di fuori. Quindi si va a fare una sorta appunto di riabilitazione utilizzando la musica. Quindi si va a fare una sorta di riattivazione delle funzioni che già il paziente aveva precedentemente, che magari ha perso in parte. Si va a cercare di ritornare un po', a riprendere un po' quelle funzioni. Un esempio, come dicevo infatti all'inizio, può essere il caso di un anziano che è andato in coma per appunto un'emorragia cerebrale. Quando si risveglia, magari non ha più la mobilità nella parte destra, no? In quel caso faremo una sorta di musicoterapia riabilitativa. Ovviamente non ci andiamo a sostituire al fisioterapista, non ci andiamo a sostituire al logopedista, ma siamo di supporto, no? Quindi la musica, la musicoterapia può essere utile perché in realtà il paziente, oltre a fare esercizi magari per riprendere l'utilizzo della mano, avrà poi un ritorno che magari sarà per lui comunque piacevole, perché sentirà insomma quello che lui sta producendo, e magari proprio attraverso questa interazione, questa improvvisazione e magari proprio sintonizzazione con il terapista avrà maggiori benefici. Non ho parlato a livello fisiologico, credo, perché ho detto tante cose, ma non so se ho detto questo. A livello fisiologico cosa accade? La musicoterapia va ad agire proprio sul sistema nervoso autonomo. Questo che vuol dire che ci permette di magari rallentare il battito del cuore, ci permette di avere maggiore ossigenazione e il respiro magari meno affaticato, ecco. Così come permette la produzione di endorfine, come questa è un po' una cosa che ci richiama un po' alla clown terapia. Quindi che vuol dire? Vuol dire che avremo un maggior tono dell'umore, minor stress e minor ansia. Per quanto riguarda infatti l'aspetto poi terapeutico, manca questo, nel caso dell'aspetto terapeutico avremo una forma di cura dal di dentro, quindi si andrà più che altro a lavorare negli aspetti che possono essere più emotivi, no? Quindi che riguardano proprio la vita, aspetti proprio emotivi del paziente, quindi è un ambito un po' più magari complesso, un po' più delicato. Andiamo avanti poi con questi ambiti. Ok, tecniche, musicoterapia attiva e recettiva, vi ho accennato precedentemente, e
Questa è una differenziazione molto semplice. Nella musicoterapia, lo dice la parola stessa, musicoterapia attiva, perché il paziente agisce, c'è proprio un'interazione, quindi suona, si produce qualcosa tra musicoterapista e paziente. Viene chiesto al paziente appunto di suonare, di utilizzare magari il proprio corpo come body percussion, e quindi non c'è una relazione verbale. Nella musicoterapia recettiva invece è tutto basato sull'ascolto di brani musicali che possono essere sia registrati che appunto eseguiti dal terapista, dipende anche dal modello con cui che stiamo appunto utilizzando. E al paziente poi viene chiesto di percepire, immaginare e rielaborare, che significa che il musicoterapista, ecco, questa è una cosa che succede anche in la clown terapia, ma secondo me in parte solamente adesso da musicoterapista, da neo musicoterapista, posso dire di essere magari sbagliata, nel senso che immaginate un clown che va in una casa di riposo, e questo ci è successo, e di far ascoltare un brano. Noi non sappiamo se quel brano è un brano piacevole per loro. Io magari però dico, da clown, posso dire, ma io questo brano l'ho ascoltato e mi ha reso felicissimo, no? Quindi lo faccio ascoltare ai nonnini e sicuramente ne trarranno un buon beneficio. Ma non sappiamo, ricordatevi, non sappiamo se magari quel brano a qualcuno di loro può ricordare qualcosa di triste, magari può aprire un cassetto della memoria negativo, no? Quindi è importante, ecco, questa è la differenziazione con il musicoterapista. Il musicoterapista invece che fa? Va a lavorare con le musiche del cuore del paziente, magari chiede ai familiari quali possono essere questi brani che possono dare comunque sollievo, un beneficio al paziente, o sarà lui a scegliere proprio questi brani in base proprio al lavoro che vuole fare. E poi il musicoterapista chiederà al paziente proprio di parlare di quello che ha immaginato, o con lui cercherà di rielaborare insomma questa emozione che ne è scaturita. L'utilizzo del verbale quindi è molto utile in questo. L'ascolto secondo me è fondamentale, e non a caso appunto l'ho portato come tema alla discussione finale del diploma, perché mai come in questo periodo l'ascolto è diventato un tema fondamentale. Perché? Perché se ci guardiamo attorno ci sono persone che in continuazione si parlano addosso, ma non ascoltano. Quindi ci troviamo magari in una situazione in cui non c'è comunicazione, cioè l'altro parla, o no, noi parliamo ma l'altro non ci sta ascoltando, quindi è inutile, no? In realtà nella musicoterapia l'ascolto è fondamentale, come ricordiamo nella clown terapia. Quindi in musicoterapia l'ascolto appunto è fondamentale, ma ci permette di fare cosa? Ci permette di sintonizzarci con il paziente, come ho detto prima, e ci permette quindi di raggiungere poi gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quindi possiamo, ho messo non a caso queste tre tipologie di ascolto in questa gradazione, perché l'ascolto uditivo è il primo ascolto che noi andiamo a effettuare. Più in profondità andremo a fare un ascolto attivo. L'ascolto attivo è quello che avremo nel momento in cui cerchiamo di comprendere meglio le parole di chi ci sta parlando. Quindi quando vogliamo proprio comprendere a livello proprio di comprensione del contenuto, a quel punto andiamo a effettuare un ascolto attivo. Quindi siamo lì in ascolto, apriamo insomma bene le nostre orecchie, anche da quella nostra postura, no? Possiamo far capire all'altro di essere in ascolto, ma questo non ci permette di comprendere d'altra parte cosa sta vivendo a livello emotivo l'altro. Per fare questo abbiamo bisogno di un ascolto empatico, quindi che vada un po' più in profondità, e credo che questo si basa, come vediamo il termine stesso, sul concetto di empatia, e è fondamentale in musicoterapia così come in clown terapia. Potrei parlare ore di ascolto, però so che il tempo stringe. Le finalità le abbiamo più o meno dette tutte: determinare un cambiamento nell'individuo, creare una relazione positiva, migliorare la qualità della vita promuovendo il benessere psicofisico del paziente, facilitare rapporti interpersonali,
coltivare la crescita e lo sviluppo della persona. Immaginiamo facilitare i rapporti interpersonali, immaginiamo dei bambini, degli studenti dove in una classe hanno magari due bambini stranieri che non parlano italiano. La musicoterapia può facilitare questi rapporti interpersonali. Contribuire alla realizzazione di sé. Sempre in questa classe c'è un bambino con problematiche fisiche magari. Può la musicoterapia aiutarlo innanzitutto a interagire con gli altri e a magari aumentare la propria autostima, attivare processi di conoscenza intra-interpersonale, alleviare sensazioni dolorifiche, stati di tensione, ridurre la fatica e lo stress fisico. E questo è quello che vi ho detto poco fa. Ecco, questa è la slide che credo interessi di più il nostro mondo, adesso parlo da clown. Queste sono delle parole che ho scritto che appunto riguardano la clown terapia e la musicoterapia. Ho messo parole in comune appunto perché sono in comune in entrambi i campi, ma non hanno a volte lo stesso significato. Nel primo caso sicuramente l'importanza dell'ascolto è lo stesso. Sempre un ascolto empatico, un ascolto profondo e importante ovviamente anche il silenzio, perché noi possiamo dire di essere in ascolto solamente quando noi per primi siamo in silenzio. Quindi facciamo silenzio dentro di noi, liberiamo la mente e lasciamo che l'altro parli e possiamo dire appunto di essere in ascolto. Tant'è che il termine ascolto vuole anche dire, secondo Tomatis per esempio, avere come il corpo come fosse un'antenna capace di captare tutti i segnali che l'altro gli sta mandando, no? Quindi questo ci fa capire che rimanendo in silenzio siamo pronti a captare tutti i segnali e ascoltare quindi i segnali che l'altro ci sta inviando. Lavoro con le emozioni. Sicuramente lavoriamo con le emozioni in maniera differente. Nella clown terapia sappiamo tutti che si cerca di il lavoro che fa un clown dottore è quello di modificare le emozioni da negativa in positiva. Nella musicoterapia invece il concetto di emozione lo troviamo nel fatto che la musica comunque riesce a veicolare queste emozioni, no? Riesce a far trasmettere delle emozioni. Quindi ovviamente il concetto di emozione nell'uno e nell'altro ha significati differenti, diciamo, ma sono in entrambi i campi molto importanti. L'empatia in entrambe, sicuramente, senza l'empatia, senza la capacità di cercare di metterci nei panni dell'altro, sarà difficile fare un buon lavoro, sia nell'uno che nell'altro. Ma ricordiamoci sempre che noi cerchiamo di comprendere l'altro, di accogliere l'altro, ma il suo magari dolore in quel momento, cioè, dobbiamo ricordarci che non è il nostro. Se quella persona ha subito un lutto, ha avuto un lutto, il lutto non è il nostro, ma noi cerchiamo di comprendere, di accogliere questa sua emozione, ciò che lui sta vivendo. Per quanto riguarda la relazione di cura, se ne parla sempre poco, credo, di questo termine. In realtà credo che sia molto importante perché sono entrambe, in entrambi si lavora proprio con questo concetto, no? Con la cura. La cura che cos'è? La cura non vuol dire voler bene a qualcuno, perché quello è un altro concetto, ma vuol dire, secondo me, prendersi a cuore il mondo esperienziale dell'altro. Se ci pensiamo, la prima persona di cui ci prendiamo cura siamo noi. Poi, crescendo, essendo persone, essendo animali relazionali, andiamo poi, siamo portati a prenderci cura anche dell'altro. E questo, su questo si basa comunque il lavoro sia della musicoterapia che della clown terapia. Quindi questo concetto, il concetto di cura è fondamentale. Quindi dobbiamo avere questo interesse, no? Proprio solerte verso l'altro. Coppia terapeutica, concetto differente ma presente in entrambi. Clown terapia, Bianco e Augusto, di cui conosciamo tutti il significato. Io sono più Augusto che... posso dirlo. Allora, il bianco di solito è quello più intelligente, immaginate staglio e olio, non mi ricordo mai qual è staglio e qual è olio, però uno è sempre un po' più in carne, è quello più intelligente, quello magrolino, quello un po' più, è l'Augusto, quello un po' più stupidino. Io di solito sono molto augusta dentro, ecco, mi viene bene naturalmente. Per quanto riguarda invece la musicoterapia abbiamo... possiamo avere, quando lavoriamo in gruppo per esempio, solitamente, un musicoterapista e un coterapista
ma sono entrambi musicoterapisti, ma il coterapista svolgono in quel momento dei ruoli leggermente differenti. Il musicoterapista dà magari delle consegne e il coterapista cerca magari di lavorare e aiutarlo, sostenendo e aiutando, no? Magari quei pazienti che nel gruppo hanno maggiori difficoltà. Abbiamo poi una relazione fondamentale, abbiamo visto, tra musicoterapista e paziente. Si possono essere in entrambi dei lavori individuali o di gruppo e ci sono dei progetti. Dunque, questa parola abbiamo visto prima, cosa significa per la musicoterapia. Nella clown terapia ovviamente si possono fare delle progettazioni, no? Sabato prossimo faremo, non so, andremo a sentire cosa, come profumano gli oggetti, no? Quindi c'è una progettazione, però è solo per capire come riempire, quale abbiamo dei brevi e piccoli obiettivi sicuramente in clown terapia. Ma in musicoterapia il progetto, proprio abbiamo visto, è differente, perché cerca di andare a raggiungere obiettivi in un certo intervallo di tempo, no? Lavoro in equip multidisciplinare, quindi in entrambi i casi lavoriamo a stretto contatto con psicologi, medici, fisioterapisti. In entrambi i casi vediamo l'esempio Salesi. L'improvvisazione nel setting abbiamo visto precedentemente, nel caso della clownterapia un'improvvisazione più teatrale, nel nostro caso invece un'improvvisazione clinica, come ho detto prima. Natura interdisciplinare, quindi abbiamo visto sia la clownterapia, quando si fa la formazione si studiano molte cose, non si va a studiare solo, non so, improvvisazione o qualcos'altro, si studiano molte materie. Se è fatto con un corso strutturato in un certo modo. Nella musicoterapia, vi ho detto prima, sono 4 le aree di studio e sono ben approfondite. Igienizzazione della strumentazione, soprattutto in questo frangente, si effettua appunto un'igienizzazione degli strumenti. Strumentazione intendo per i clown, magari gli oggettini che vengono utilizzati in corsia, per il musicoterapista degli strumenti veri e propri. Realizzazione di protocolli di relazione e protocolli post seduta. In clown terapia il protocollo può servire per il clown dottore che verrà la settimana successiva. Invece nella musicoterapia il protocollo, la relazione serve perché così può vedere un po' meglio l'andamento del lavoro che sta facendo. Quindi cerca di capire come sta proseguendo il lavoro, se sta raggiungendo, si è indirizzato esattamente nella strada dell'obiettivo che si era prefissato. Quindi è molto importante. E la formazione, secondo me, dovrebbe essere scritta forse per prima, perché senza formazione non c'è, secondo me, una buona clown terapia, non c'è una buona musicoterapia. Quindi è fondamentale formarsi, studiare. Questa sera abbiamo fatto musicoterapia e spero che possa esservi stata utile per capire un po' che cos'è. E credo che comunque la formazione sia fondamentale in tutti i campi. Quindi finisco qui, grazie per l'attenzione. Questa è la bibliografia e ho finito. Fabio, posso stoppare? Sì, fai come devi, fai come vuoi. Grazie mille, Manu. Ho sforato troppo con il tempo. Non ti preoccupare, ho visto che nessuno se n'è andato di sua sponta, non abbiamo cacciato nessuno, quindi va tutto bene. Hanno guardato un film. Sì, tranquilla. Allora, bene, grazie intanto. Ci sono già un paio di domande. Sì. Una è mia, in realtà. Sì. Mi piacerebbe molto, anche a livello personale, sapere il tuo rapporto che hai con la musica, così, a livello molto personale. Ok, allora il mio rapporto è un po' amore e odio, perché ecco, stasera per l'emozione ti ho fatto proprio l'esempio, no? L'hai sentito prima, mi sembra di stare al momento prima del saggio di musica, no? Quindi in realtà la musica mi ha sempre accompagnato. Quando ho cominciato a suonare pianoforte a 8 anni, ho smesso il conservatorio a 25, inizialmente facevo così per diletto, diciamo. Quindi ho dovuto smettere per questo problema importante di salute che avevo, quindi il pianoforte mi era rimasto qui, era qualcosa che non avevo potuto concludere, quindi un po' lì c'è stato odio
prima anni e anni di amore, a parte la frangente dei saggi, la musica sicuramente mi aiuta come aiuta tanti di noi, no? In realtà ci sono dei, per esempio, per quanto riguarda l'ascolto, ci sono dei brani, uno in particolare che quando ascolto lo metto apposta per piangere. Quindi ho questo rapporto molto forte, devo dire. La musicoterapia, in questo studio che ho fatto in questi 3 anni, mi è servito tanto per andare un po' oltre a quello che avevo sentito, per capire e per lavorare in maniera molto più approfondita, insomma, anche come clown dottore, per aprire un po' di più gli occhi, insomma, ecco. Capito, molto interessante, grazie. E invece Emilio, Attenti, Emilio. però, ops, scusa, e Emilio mi chiede di riproporti una domanda, aspetta che, ok, ti riporto in evidenza. Emilia chiede se può, se si può approcciare alla musicoterapia pur non sapendo suonare uno strumento, perché lui sa suonare molto bene il clacson della macchina e della moto, aggiungo io perché lo conosco bene, però ha detto è un po' difficile portarli in corsia, e allora ha detto. Ok, no, in realtà il clown, se ci pensiamo, quando entra in una stanza, magari riprende a volte la goccia che scende del flaconcino, come dicevamo la settimana scorsa a un corso, oppure della flebo, no? Che scende, da lì può rifare un ritmo, oppure si canta sapendo che il bambino ama particolarmente Alessandro Amoroso, si cantano quelle canzoni, no? Quindi in realtà il clown può e sta sempre utilizzare la musica, però forse questo incontro di stasera ci è servito per capire un po' anche il mondo musicoterapico. Sicuramente ci sarà capitato di entrare in corsia al Salesi, per esempio, e di incontrare il musicoterapista e di dire, vabbè, ma cosa fa in più di me rispetto a me? Io so suonare il clacson, no? Che ci vuole a fare musicoterapia. In realtà spero di avervi spiegato che non basta saper suonare una chitarra o l'ukulele o un semplice strumento per fare musicoterapia, ci vuole formazione e ci vogliono insomma delle competenze. Quindi Emilio, non puoi fare musicoterapia con i clacson e con i campanelli delle case. Però ti Guarda, puoi divertire tu, sicuramente sì, sicuramente per te sarà un beneficio positivo. non so, per i vicini magari, o No, per lo quell'incontro per so, strada. lo so. Guarda, c'è Katia che ha alzato la mano, quindi immagino che voglia porti lei direttamente la domanda. Puoi aprire il microfono, Katia. Eccomi qua, intanto grazie perché mi è stata molto più chiara cos'è un musicoterapista. Sto cercando di visualizzare come avviene, perché non ho mai incontrato un vero musicoterapista, come avviene una seduta, se c'è un punto di entrata, se entrate in camera dei pazienti oppure se avete una sala apposita. Immagino che ci sia una sala in cui mettete incontri di gruppo, se il musicoterapista appunto ha solo un compagno o se siete in tanti, cerco di visualizzare come avviene e di visualizzare anche il clown dottore come inserisce la musica. Mi hai già risposto e già nelle lezioni ci sono state fatte e un po' abbiamo sperimentato anche noi questo usare la musica, no? Mi piacerebbe avere un po' più di Sì. chiarezza su questa cosa, Ti grazie. chiarisco, sì, ti faccio un esempio, ti porto il mio esempio. Io ti ripeto, sono diplomata da febbraio, quindi recentemente, però abbiamo fatto molte ore di tirocinio. Quindi immagina tirocinio al Santo Stefano, quindi un tirocinio basato più che altro su una musicoterapia riabilitativa, no? Con pazienti magari vigili usciti dal coma che dovevano magari riprendere la mobilità della mano. C'è una stanza al Santo Stefano adibita proprio alla musicoterapia. In questa stanza il paziente viene portato, accompagnato e qui ci sono tutti gli strumenti, no? Poi il musicoterapista ovviamente a seconda del paziente che avrà di fronte in quell'ora deciderà se utilizzare magari, non so, un tamburo, se deve cercare di
iniziare a muovere le dita, no? Quindi comincerà cercando di fargli tamburellare, quindi in quel modo lui comincerà, anche solo sfregando il tamburo, comincerà a sentire un suono che sta producendo lui, quindi sarà gratificato, no? Oppure potrà avere a disposizione una tastiera o un pianoforte, quindi tu immagina una stanza in cui ci sono dei vari strumenti. Questo se nella struttura del Santo Stefano. Se ci troviamo invece in una comunità, magari per adolescenti, per bambini, saremo noi in due, in un musicoterapista o in coppia, come ti dicevo prima, musicoterapista e coterapista, vanno lì, si portano gli strumenti, posizionano magari, preparano il setting, quindi preparano la stanza in modo tale che ci sia magari al centro, non so, poi dipende pure dall'attività che si vuole fare. Se io voglio fare proprio improvvisazione, no? Clinica con i pazienti, con i ragazzi, metto al centro della stanza questi strumenti, li decido io se voglio, i ragazzi entreranno e possiamo iniziare a improvvisare insieme, se vogliamo fare improvvisazione. Se siamo al Salesi, c'è un musicoterapista che va stanza a stanza, per esempio. Non so, o se il musicoterapista lavora privatamente, avrà un suo studio e lì potrà gestire, insomma, tutta la seduta. Spero di aver risposto alla domanda. Ce ne sono due di domande che sono arrivate. E la prima dice questo, dice: tu, Manuela, hai parlato, no, prima quando descrivevi un po' gli strumenti, se non sbaglio un po' anche in riferimento al setting, del GOS, cioè di quelli che erano i diversi strumenti, un po' come la valigia del clown dottore. Io me la sono immaginata quello e la valigia del clown dottore, no? Però ci siamo chiesti questo. Nel GOS, così come ci hai fatto vedere da quella immagine, ci sono diversi strumenti. Mm-hmm. Allora ci chiediamo quanti strumenti deve saper suonare di base un musicoterapeuta, uno solo, più strumenti, oppure se sono più strumenti è necessario conoscere delle, come diciamo, come conoscenza di base, diverse tipologie di strumenti che possano fare ritmo e musica in maniera diversa? Allora, sicuramente per il musicoterapista è fondamentale e molto utile saper suonare uno o più strumenti. Perché? Perché nel momento in cui un paziente avrà bisogno di lavorare su questo movimento, quindi faremo utilizzare, non so, una tastiera o un pianoforte, se il musicoterapista sa comunque utilizzare questo strumento, è favorito. Quindi io, per esempio, so suonare appunto il pianoforte, l'ukulele. In parte il maestro Fermani non sarà tanto d'accordo probabilmente, però abbiamo, insomma, io questi due strumenti. Poi glockenspiel, per esempio, lo suono, ma ovviamente perché conosco, è un po' una tastiera, diciamo, no? Quindi sicuramente saper suonare degli strumenti aiuta tantissimo, e anche perché abbiamo già di bagaglio culturale il concetto di ritmo, di melodia, che magari le altre persone magari non conoscono, no? Quindi poi non so se c'era anche qualcos'altro nella domanda. No, no, era semplicemente questo, quindi se c'era, che ne so, le percussioni piuttosto che suonare certo. Uno strumento a corda piuttosto che... E quando voi create il setting, no, quindi il GOS, realtà te lo crei in base a quello che sai fare? Questa è la domanda. No, te lo crei non in base. In realtà tu devi sempre pensare al... Cioè, secondo me è importante sempre pensare a chi abbiamo davanti, quindi non sei tu il protagonista, è lui. Quindi io devo pensare agli obiettivi che voglio raggiungere. Quindi se il paziente ha bisogno di lavorare con la tastiera, e metti caso che io non so suonare benissimo la tastiera, comunque lavoriamo con la tastiera. Okay. Certo è che se la so suonare è molto meglio, no? Perché comunque ne ho la padronanza. Scelgo, vada bene cuore, che vado a scegliere non una marea di strumenti, non è che più strumenti mi porto e meglio è, anzi a volte tanti strumenti possono inibire, no, i pazienti, perché dicono: adesso quale scelgo, che faccio, come faccio? Quindi dobbiamo dosare un po' anche le quantità, il numero degli strumenti, e non dipendono soltanto da quello che io so suonare. Perché la kalimba, per esempio, la prima volta che l'ho presa in mano non è che proprio
poi magari ho cominciato a sanarla, però dipende sempre dagli obiettivi che vogliamo raggiungere e con chi lavoriamo soprattutto, ecco. Allora, noi abbiamo... Aspetta, che abbiamo delle domande su Facebook. Vai. Gabriella, sì, Gabriella, anche perché è già un pochino che l'ha fatta. A Gabriella ci chiede se viene praticata solo in ospedale, se è riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale e se un percorso di musicoterapia ha percorsi accessibili. Ha percorsi accessibili in che senso? Aspetta. Dal punto di vista... che percorsi? Scusa, costi. Ah, costi. Sì, scusami. Costi. Allora, oddio. Ecco, questi sono i miei... sì, gli avventori. Allora, dunque, parto dall'ultima, aspetta. L'ultima, sì, costi. Musicoterapia ha dei costi accessibili. Considera che ogni anno si paga una quota, poi dipende da scuola a scuola, quindi non ti so dire, in Italia ci sono molte scuole. Approfitto di questa domanda proprio per dire la differenza tra musicoterapista e musicoterapeuta, perché questa ci può essere utile. Perché il musicoterapeuta, questo non ve l'ho detto all'inizio, è colui quale ha già alle spalle un bagaglio culturale, di base parte con una laurea in medicina o una laurea in psicologia, no? Mentre il musicoterapista, come magari sono io, è una persona, io ho una laurea in economia aziendale, quindi non c'entrerebbe niente, ma ci sono in Italia delle scuole che permettono appunto di prendere il diploma in musicoterapia anche a chi non ha una laurea in medicina o in psicologia, perché comunque ti danno una base importante per formarti. Io ho deciso di, adesso non so chi ha fatto la domanda, parlo per me, ho scelto di prendere una scuola che segue un protocollo riconosciuto a livello nazionale, quindi 3 anni di corso, 950 ore di teoria, 250 ore di pratica, di tirocinio, e non ho voluto fare corsi di una settimana, per dire, perché secondo me è molto importante la formazione, come vi dicevo prima. Non ci possiamo permettere di fare un corso così di musicoterapia di una settimana e poi essere buttati nella, magari in corsia o a lavorare con altre patologie, perché faremmo male al paziente e ci faremmo male noi. E questo credo che valga un po' in vari ambiti. Non si lavora solamente in corsia, anzi, gli ambiti sono diversi, come dicevo prima, si può lavorare a scuola, si può lavorare quindi preventivamente, per esempio, nelle scuole con malati di Alzheimer, Parkinson, con gli adolescenti, con non so chi ha avuto un abuso di sostanze stupefacenti, quindi nelle cooperative, di tutto, insomma. Poi ovviamente bisogna vedere poi gli obiettivi che uno vuole raggiungere, no? Quindi c'è un po', sono tanti gli ambiti in cui si può andare a lavorare con la musicoterapia. Non so se ho risposto a tutte le domande. Sì, in realtà Gabriella ci stava specificando non tanto il frequentare la scuola, ma in un percorso per un paziente, cioè come paziente che tipo di possibilità ci sono accessi di accesso a questo tipo sì. di cura. Allora, consideriamo che la musicoterapia ultimamente sta prendendo molto piede, perlomeno negli ultimi anni vedo attorno a me molte persone che stanno, magari ho visto mia nipote per esempio, che un giorno venuta mi ha detto: zia, sai, sto facendo musicoterapia a scuola, no? Fino a pochi anni fa non si sentiva. In realtà, non so, si può, un paziente, immaginiamo Lega del Filo d'Oro, da molti anni ha all'interno proprio una stanza per musicoterapia, quindi per un paziente, non so, bisognerà andare a trovare, magari se non è in una struttura, il paziente può andare a ricercarlo privatamente. Adesso non so se ho risposto alla domanda, se voleva intendere questo. E il musicoterapista non è riconosciuto, la figura è riconosciuta come quella del clown dottore in realtà, no? Quindi facendo delle scuole, queste scuole riconosciute con questi protocolli,
siamo riconosciuti in questo senso, ma la figura in sé non ha un riconoscimento come quello del clown dottore, diciamo, non c'è in realtà ancora. Anche se la clownterapia a livello statale è già riconosciuta come coterapia, sì, ma credo questo anche sulla musicoterapia. Sì, questo sì, è vero. Anche la musicoterapia però si sta ancora lavorando tanto, cioè ancora non c'è questo riconoscimento, insomma, vero e proprio. Perfetto. E Antonella, stavi chiedendo qualcosa tu, se no... C'è Arianna che ha una domanda in chat. No, mi ha già risposto. Ha già risposto, sì. Arianna chiede se la clownterapia e musicoterapia sono due discipline non con competenze diverse. È corretto pensare la musica e il suono come ponte comunicativo usato da entrambe per il benessere? Punto di domanda. Allora, aspetta, tra come ponte, aspettami, mi sono persa. È corretto pensare la musica, il suono, come ponte comunicativo usato da, come questo ponte usato da entrambe le figure, il clownterapeuta o musicoterapeuta, per il benessere del paziente. Sì, sicuramente, come ho detto inizialmente, con il laboratorio musicale si utilizza la musica proprio come ponte, no? Per raggiungere il paziente, per creare appunto... un canale comunicativo. Ovviamente il musicoterapista lo farà con coscienza, il clown dottore magari non ha, no? L'idea di utilizzare proprio la musica per creare questo ponte, per raggiungere degli obiettivi, non ha le stesse magari identiche finalità, però sicuramente in entrambi i casi cercheremo di, avendo la musica un potere terapeutico, di raggiungere comunque un benessere positivo, no? Ottimo. E il nostro Alberto Dionigi, oddio, presidente, l'ex presidente, per me è sempre il presidentissimo proprio da anni. Salutiamo anche Ottavia, la reale presidente attuale. Sì, come no. Sai che pensavo, dice che la proporzione tra teoria e pratica fosse diversa, tipo lui pensava che ci fosse più una parte pratica rispetto a quella teorica nel corso. No, in realtà la teoria sono molte ore, 950 ore, abbiamo fatto per esempio quindi molti esami, neurologia, psichiatria, pedagogia, abbiamo approfondito molte materie. Proprio per questo che è importante fare formazione, perché così poi sappiamo anche quali sono le patologie che ci troveremo di fronte, no? Se parliamo di demenza e non sappiamo di cosa stiamo parlando, sarà difficile, no? Poi pensare a degli obiettivi, per esempio prendiamo il Parkinson, se io non so che magari il malato di Parkinson all'inizio fa difficoltà a camminare e poi parte, prende velocità, no? Se non ho studiato questo, magari non posso lavorare su determinati obiettivi. Quindi in musicoterapia è importante creare una base teorica e poi metterci la pratica. Fantastico. Che poi ti dico, tutte queste domande, io spero di saper rispondere, di poter rispondere a tutti e di non dire nemmeno sciocchezze, perché sono anche molto emozionata, si sarà visto tutte queste mani che volano, però vabbè, ho cercato in qualche modo di trasmettervi questa un po' di musicoterapia, questo mondo secondo me molto molto bello. Senti, invece c'è una cosa che dice Oliviero che può invece interessare tutti, perché noi del mondo della clownterapia diciamo, se possiamo rivolgerci a te come musicoterapista anche per, non soltanto per la formazione, ma anche per la scelta della musica da usare all'interno delle nostre attività, che come tu ben sai, soprattutto nei confronti dei nonnini o dei diversamente abili, risulta un momento molto, molto importante della sessione di clownterapia. Sì, magari con i nonnini si può provare a chiedere prima, no? Una prima volta, quando c'è un primo incontro, si fanno delle attività appunto clownesche, si può chiedere se ci sono dei brani, anche alle infermiere, se ci sono dei brani che ascoltano, che hanno piacere i nonnini a sentire, quindi magari, o anche il genere, insomma, e magari riproporre quelle, perché è sempre un rischio far ascoltare delle canzoni non sapendo se magari quelle persone magari a quel brano
fanno poi corrispondere un evento negativo, no? Quindi sarebbe bene magari prima fare una sorta di indagine, no? E poi magari utilizzare quel brano, magari giocarci su, non so. Bene, ottimo. Stai ricevendo un sacco di complimenti, basta Vabbè, sono di parte, sottosemarti, però dagli loro sono di Elfrizzi, sei stata parte. chiamarissima, Sì. il presentissimo, bravo Manu, ottimo intervento, direi che se Antonella non ha null'altro da dire, o da, scusa, da domandare, anzi le passo la parola proprio per concludere la serata. Intanto io ti ringrazio in maniera infinita, soprattutto perché sei stata chiara, molto particolare, e tutte le cose belle che si possono dire che ti stanno scrivendo. Lascio la parola a Antonella. Grazie, Paolo. Antonella deve Faccio accendere il lei. microfono se vuole parlare. L'ho acceso, eccolo qua. Mi sentite? Perché qui a me mi è Sì, scomparso adesso ti tutto. Ok, sentiamo. come sempre, alla fine. Grazie, Manu, perché trovo questo intervento commovente, nel senso che è molto bella la passione per quello che fai, che hai trasferito, e quindi la commozione è l'emozione che più corrisponde. Detto questo, andiamo sul lato pratico in chiusura. Ci rivediamo quindi la prossima settimana, dove il prossimo mercoledì 17 giugno, stessa ora, stesso canale, abbiamo un altro appuntamento molto bello, molto interessante, ultimo ma non per ordine di importanza, che il nostro relatore sarà il nostro dottor Collina o Roberto Frangini, psiconcologo, il quale ci parlerà della psiconcologia, ma di come la psiconcologia è cambiata e che cosa è successo in questo periodo di Covid-19, quindi in questa quarantena, quindi come la psiconcologia ha lavorato in questo periodo. Ma ancora cosa importantissima, l'ultima che vi ricordo è il nostro web dinner, il web charity dinner, cioè vi aspettiamo il 19 giugno con la nostra cena, quindi un evento benefico che è stato organizzato sempre su piattaforma, e il cui ricavato del progetto con Città della Speranza, Il Baule dei Sogni, Progetto Gaia e Grazie Gesù, abbiamo fatto la scelta, come ho sempre detto le altre volte, di creare una rete di associazioni per un obiettivo comune, che è quello dei bambini oncologici e della soddisfazione dei bisogni delle famiglie degli oncologici. Quindi, potete iscrivervi direttamente guardando tutte le istruzioni che trovate nella nostra pagina Facebook, dove c'è anche una scheda, abbiamo aggiunto una scheda tecnica dell'evento, perché non è che noi facciamo una cena e poi prendo, faccio, mi metto seduta e basta. Quindi c'è una serie di indicazioni, serata scientifica ma spensierata e leggera. E quindi detto Anche di questo, intrattenimento, abbiamo detto sì, già di che Lando e Dino spensieratezza saranno i nostri ospiti. dell'intrattenimento, perché abbiamo Lando e Dino, ma le cose si aggiungono giorno a giorno, quindi ci avremo anche musica dal vivo. Quindi noi stiamo lavorando affinché questo spirito che avete visto questa commozione, questa passione che questi docenti ci hanno trasferito in questi webinar, possa essere la stessa passione che ci porterà tutti e 100 ad essere insieme venerdì sera, quindi il prossimo venerdì 19 giugno, intorno a un tavolo virtuale per un evento unico. Grazie. Benissimo, allora Anche io voglio se. salutare Emanuele e ringraziarla. Grazie Manu, sei fantastica. Eccoti Tutti voi, qua, grazie. sei qua No, per. basta, ma non mi devi centrare. No, Non sapevo, non lo dicevo, dai. ci tengo io a Benissimo, ringraziarti. allora metto Manu, tutti brava, quanti bravissima. assieme, così Sì, salutiamo, ci salutiamoci. salutiamo e salutiamo chi era in diretta Facebook. Grazie mille di nuovo. Grazie a tutti, sì. Grazie. Ci vediamo mercoledì. Cercando. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti, bravo.